Sei in cerca di un paio di scarpe o di un determinato capo che è andato sold out dappertutto perché è limitato e ora come ora non sai dove poterlo comprare? Allora mettiti comodo che in questo video probabilmente troverai la soluzione. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Faccio questo video dopo che me l'avete chiesto in tantissimi, dato che mi chiedevate dove comprare ad esempio le Yeezy, dove comprare le Nike Air Force, dove comprare le felpe box logo di Supreme, le cose diciamo un po' che vedete nei miei video, e ora vi spiegherò appunto dove comprare una determinata cosa dopo che è andata sold out in tutti i negozi, perché magari non siete riusciti a comprarlo, oppure perché non conoscevate un determinato pezzo che magari è uscito 3 anni fa e volete acquistarlo adesso. Vi chiedo già preventivamente un like e di iscrivervi al canale, e se non capite qualcosa di questo video come anche degli altri, commentate ragazzi, perché sennò mi fate sempre le stesse domande se mi scrivete in privato. Quindi commentate così lo vedono anche gli altri e non scrivetemi in messaggio privato, perché sennò mi costringete a non rispondere più, perché ragazzi siete in tanti e mi fate le stesse domande. E ora andiamo alla spiegazione. Dovete sapere che quando un determinato pezzo esce e poi va subito sold out, essendo molto limitato, si può tranquillamente ricomprare nel mercato del resell. Cos'è questo mercato del resell? La metà di coloro che riescono a comprare un determinato pezzo lo rivende. Quindi, mettiamo caso, io riesco a comprare un paio di Yeezy, anziché indossarle, le rivendo. Ovviamente a un prezzo maggiorato, dato che sono dei pezzi limitati, posso guadagnarci. Un altro esempio, ho una Jordan da 2 anni, mi sono stancato, non la voglio più, non è totalmente distrutta o comunque magari in buonissime condizioni, quindi decido di rivenderla. Ovviamente sempre una Jordan comunque abbastanza rara. E il mercato delle resell è appunto il luogo dove vengono rivendute tutte queste cose. E quindi come fate a comprare da questo mercato delle resell? Ci sono vari modi, io vi dico i 3 principali, che sono appunto quelli che usano probabilmente tutti e che uso anch'io. Primo metodo, i siti di resell. Questi siti, diciamo, di resell, di rivendita, sono dei siti gestiti da ragazzi in maniera comunque professionale. Immaginatevi appunto come proprio un sito di e-commerce, come se fosse Amazon. Se c'è il prodotto che cercate, guardate se c'è la taglia, la selezionate, la mettete nel carrello e inserendo i dati di pagamento e di domicilio potete tranquillamente comprarla, pagarla e poi vi arriva a casa. Quali sono i punti a favore e i punti a sfavore di questi siti? Il punto a favore è che avete il 100% di sicurezza che il prodotto sia originale ed esattamente come è descritto sul sito, quindi se c'è scritto che è nuovo, è realmente nuovo. Il punto a sfavore è il prezzo, perché ragazzi, comunque il mercato del resell punta ad alzare il prezzo, in certi casi addirittura a moltiplicarlo per varie volte, e in questi siti i prezzi sono maggiori rispetto al prezzo che si trova generalmente nel mercato del resell, perché essendo una roba diciamo ufficiale hanno delle spese appunto, e siccome garantiscono la sicurezza diciamo che si deve pagare anche un po' il servizio. Ma vi dico, se non è un problema di soldi il vostro, questi siti sono la cosa che fa per voi. Un esempio che mi viene in mente è il sito di Pizza Hype, vi lascio il link in descrizione per poter curiosare o magari acquistare anche. Secondo metodo, i gruppi streetwear su Facebook. Se avete Facebook ragazzi dovete sapere che ci sono dei gruppi la quale tematica è lo streetwear, le sneaker e tutto questo mondo qua, e oltre appunto a parlare delle news si può sia comprare che vendere degli oggetti. Vi faccio un esempio, io magari ho un paio di scarpe che voglio vendere, faccio delle foto dettagliate per appunto attestare l'originalità del prodotto, faccio la foto anche alla scatola, allo scontrino, la suola e tutte queste cose qua, e le metto in vendita con scritto il prezzo, la taglia, le condizioni, e se magari un ragazzo che sta cercando quella determinata scarpa, quelle determinato numero, mi scrive, ci mettiamo d'accordo in privato, magari per il prezzo se posso un po' scendere oppure no, per la spedizione, e quindi mi paga e io gli spedisco la scarpa. Quali sono i punti a favore e i punti a sfavore di questo metodo? Beh, il punto a favore diciamo è il prezzo, perché comunque si può trovare addirittura dei prezzi buoni rispetto al mercato del resell normale, oppure comunque si trova il prezzo meglio diciamo del mercato del resell. I punti a sfavore però è che ragazzi dovete stare attenti alle truffe, perché prima di tutto dovete vedere se il prodotto è realmente originale, quindi se non siete esperti fatevi aiutare da qualcuno che lo è, oppure dai direttamente il gruppo Facebook, inviando le foto, comunque leggete sempre i regolamenti dei gruppi Facebook. Seconda cosa, guardate anche con chi state contrattando e a chi invierete soldi, se è educato, se è una persona normale di testa
e tutte queste cose qua. E ricordatevi sempre, ragazzi, di pagare con PayPal. PayPal è un circuito di pagamento sicuro, così inviate denaro tramite beni e servizi, che c'è scritto, e nel caso di truffa che non vi invia le cose o cose del genere, basta che fate un reclamo e vi ridanno i soldi indietro. Quindi ricordatevi che è molto molto importante per evitare truffe. Quindi diciamo che questi gruppi Facebook avvantaggiano per il prezzo, ma alla sicurezza dovete davvero stare attenti, perché come è pieno di brava gente c'è anche qualcuno che tenta di fare il furbo. E un esempio di gruppi Facebook è iBeast Italia, che il link per accedere c'è sempre in ogni mio video nella descrizione. Metodo numero 3: le app di seconda mano. Per app di seconda mano, ragazzi, intendo siti come ad esempio Subito.it, Depop, appunto applicazioni e siti dove generalmente si rivendono delle cose vecchie che non si utilizzano più. Beh, diciamo comunque nell'ambiente dello streetwear, Depop è molto diffuso per vendere queste cose qua. Depop, per chi non lo conosce, è un'app che c'è anche il sito, esteticamente è praticamente uguale ad Instagram, dove puoi seguire la gente che vende le cose, eccetera. Se vi interessa un determinato prodotto, fate come su gruppi Facebook, quindi gli scrivete, contattate un po' per il prezzo, spedizione, eccetera. Stessa cosa sulla sicurezza e stessa cosa sul prezzo, però magari Depop è un pochino più veloce, perché digitate direttamente nella barra della ricerca il prodotto che cercate e ve le trova. Lì addirittura si può pagare direttamente tramite l'applicazione col tasto compra, che aggiunge ancora più sicurezza al vostro acquisto, però vi scalerà anche più soldi. Infatti, ragazzi, prima di comprare eccetera, leggete bene le regole sia di PayPal che di Depop. E appunto, ragazzi, i metodi principali per comprare le cose sono questi tre. Poi, per carità, ci sono ad esempio anche le fiere, gli incontri dove si vendono le cose e tutto, però io ho detto un po' i principali, quelli che usano un po' tutti. Se avete domande, ripeto, nei commenti, ricordatevi di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram, lucacino_basso_. E per questo video è tutto, quindi ci vediamo al prossimo video. Bella!